di tenere le conferenze in questo edificio storico, prestigioso, e ringraziamo anche lo staff che è sempre molto gentile con noi. Allora, prima di introdurvi l'ospite di oggi, soltanto due informazioni. Troverete dei volantini dove ci sono delle date di alcune osservazioni che faremo come Associazione Polaris in Corso Italia. Una osservazione al mese, alle ore 21, davanti alla chiesa di Bocca d'Asse, lato Corso Italia. Saremo presenti con i nostri telescopi per mostrare la Luna e alcune stelle. Per cui, se volete venirci a trovare, trovate queste date, a cominciare dal 24 aprile, da venerdì 24 aprile. Vi aspettiamo, e è molto bello passare una serata con i telescopi e le spiegazioni di esperti, per cui è anche piacevole se il tempo, sperando che il tempo sia bello e lo permetta, ci potete trovare lì. Se non trovate tutti questi volantini, venite a chiederli. E un'altra cosa, troverete anche dei volantini con per il 5 per 1000. Ecco, noi ci permettiamo di chiedervi chi volesse donare il proprio 5 per 1000 alla nostra associazione ONUS. Come sapete, 7,68. Così, no, così, 1280 per 7,68. E dicevo, scegliere di donare 5 per 1000 non vuol dire ovviamente spendere neanche un centesimo di più di tasse, è una donazione che si può fare, per cui troverete il codice fiscale della nostra associazione. Noi viviamo di queste cose come ONUS, perché ci aiuterete con una semplice firma a continuare la nostra opera di divulgazione scientifica e di organizzazione di serate osservative. Intanto continuano i... Ecco, ci siamo. Facciamo vedere... ok, poi spieghiamo. Va bene. Cambia la risoluzione del libro, ma poi portarsi 16 no. Io non lo farei in altro. No, facciamo così. 10 volte, 10 volte. Sì. Tanto, insomma, è bello lo stesso, si vede, lo ingrandisci di più. Allora, intanto vi presento l'ospite di oggi, il dottor Davide Cenadelli. È un ospite d'eccezione, è un fisico, lavora all'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma della Val d'Aosta, un osservatorio che noi abbiamo visitato, è un centro di ricerca internazionale molto prestigioso e anche un centro di divulgazione scientifica. I ricercatori come Davide svolgono lì appunto le loro ricerche e si occupano anche della divulgazione con il pubblico. Ogni anno tengono una scuola di astronomia nel periodo di luglio, diretta principalmente agli insegnanti, ma anche agli appassionati o agli astrofili, per approfondimento di questa materia. E ogni anno si svolge anche il famoso Star Party di San Barthélemy a settembre per gli appassionati astrofili, ed è il più antico Star Party d'Italia, credo, ed è una manifestazione bellissima. Questo centro di ricerca è veramente bello, appunto, e Davide in particolare si occupa della ricerca dei pianeti extrasolari, per cui è un campo nuovo e interessantissimo. Lui è esperto anche di spettroscopia ed evoluzione stellare, questi sono i suoi campi di ricerca, correggimi se dico qualcosa di inesatto. E poi ci sono altri ricercatori come lui che studiano i nuclei galattici attivi, gli AGN, gli asteroidi, le comete, per cui se avete occasione di passare da San Barthélemy in Val d'Aosta, visitate questo osservatorio astronomico, perché troverete appunto dei ricercatori come lui che vi faranno da guida. È veramente un posto bellissimo, noi ci siamo andati, abbiamo conosciuto Davide proprio così e abbiamo chiesto di venire a tenere una conferenza per noi e lui molto gentilmente ha accettato. L'argomento di oggi è la ricerca della vita nell'universo, per cui è un argomento affascinantissimo. Io non gli rubo altro tempo, per cui vi lascio in ottime mani e grazie a tutti.
Bene, grazie Alessandra. Allora, la conferenza di oggi verrà fatta in questa modalità un po' particolare, in cui non andrò in presentazione, perché per ragioni ignote, non siamo riusciti a capire, se vado in presentazione la frequenza si resetta e sfalla tutto. Questo vuol dire che si vedrà la slide leggermente più piccola, che dovrò rinunciare a 4-5 effettacci speciali che avevo messo dentro, ma per fortuna non avevo stipato gli effetti speciali questo PowerPoint, quindi tutto sommato non cambierà moltissimo. Direi che forse, se sono d'accordo anche gli amici di Polaris, non tenterei di nuovo di andare in presentazione col rischio che poi dobbiamo ricominciare da capo a risettare tutto. Ok, la vediamo diciamo in maniera leggermente meno nitida, insomma, più o meno si dovrebbe vedere. Allora, l'idea, l'argomento di cui vogliamo parlare oggi è appunto la ricerca di vita nell'universo, un argomento sicuramente molto interessante, a tutti capita di chiedersi saremo soli nell'universo oppure no, e la risposta ovviamente è che non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno perché ad oggi l'unico posto in cui siamo sicuri che esista la vita è il nostro pianeta. Quindi non ci sono risposte nuove e queste risposte chissà mai se e quando arriveranno, potrebbero arrivare tra poco, tra tantissimo, non lo sappiamo però. Questo però non significa che non ci sia nulla da dire su questo argomento, non significa che bisogna solo aspettare. Ci si possono fare delle domande circa per esempio la plausibilità che possa esistere la vita, anche se la risposta definitiva per ora non c'è. Quali sono magari i luoghi in cui andarla a cercare, in cui è più facile trovarla, e sulla base di quello che possiamo ritenere plausibile anche quali sono le tecniche più adatte per identificare eventualmente presenza di vita di fuori della Terra, se questa presenza esiste. Allora bisogna distinguere subito due ambiti. Il primo ambito è il sistema solare e il secondo è al di fuori, al di là del sistema solare. Il sistema solare ha un grosso vantaggio che è vicino e lo possiamo esplorare direttamente. È l'unico luogo in cui possiamo tentare un'esplorazione diretta perché i pianeti sono relativamente vicini, nel giro di pochi anni sostanzialmente i nostri mezzi sono in grado di raggiungere tutti i pianeti e i satelliti del sistema solare. Dopodiché però usciamo dal sistema solare e lì ovviamente la ricerca diventa più complicata, ma abbiamo un vantaggio enorme, perché lo spazio è enormemente più vasto. Il nostro sistema solare è solo uno dei sistemi della galassia, il nostro Sole è una stella di 300-400 miliardi nella nostra galassia, per non parlare delle altre, e quindi evidentemente così, sulla base di un discorso probabilistico, se esiste vita da qualche parte di fuori della Terra è estremamente più probabile che non sia nel sistema solare. E quindi soprattutto è anche interessante da cercare. Quindi avreste dovuto vedere appunto uno degli effetti che diceva vediamo allora dove potremo cercare la vita, prima nel sistema solare e poi sui pianeti di altre stelle, ma non posso mostrarvelo, va bene, però supplisco a parole. Allora, io parlerò brevemente del sistema solare, in realtà molto più a lungo della ricerca di vita al di fuori, dove è molto più probabile trovare qualcosa. Però se ci limitiamo nella prima parte al sistema solare, cosa possiamo dire? Che nel nostro sistema i luoghi dove poter cercare ipoteticamente qualche forma di vita non sono molti. Non appena noi usciamo dalla Terra, incontriamo subito ambienti completamente alieni. Se solo ci limitiamo ai pianeti che sono più simili così, di primo acchito, di una prima occhiata alla Terra, cioè i pianeti interni del sistema solare, detti anche rocciosi, perché come la Terra ha una crosta solida su cui si può atterrare, o terrestri, perché hanno... condividono con la Terra alcune caratteristiche generali di dimensione all'ordine di grandezza, almeno densità media e composizione chimica, ci rendiamo però conto che questi pianeti non sono affatto simili alla nostra Terra. Mercurio, più vicino al Sole, non ha un'atmosfera, è un corpo estremamente particolare dove la temperatura passa da 450 gradi di giorno a quasi 200 sotto zero di notte, non c'è atmosfera, non c'è acqua, insomma non è certo il posto dove andare a cercare la vita di qualsiasi tipo. Venere per conto suo è un pianeta in cui un'atmosfera quasi 100 volte più densa di quella terrestre, costituita per il 96% di CO2, gas serra, genera una situazione climatica in cui ci sono tra i 450 e i 500 gradi in permanenza. C'è un effetto serra fuori controllo su questo pianeta, di nuovo, salvo andare a cercare, diciamo, rendere il concetto di vita estremamente elastico, non è il luogo dove andare a cercare. L'unico posto, diciamo, tra questi pianeti dove vale la pena forse fare un tentativo è il pianeta Marte. E in effetti il pianeta Marte, seppur non possa essere definito simile alla Terra, è meno dissimile
nel sistema solare. E in effetti il piccolo della Terra, la sua gravità superficiale è poco più di un terzo, però la temperatura, se non altro, non è così estrema. Infatti abbiamo temperature medie di qualche decina di gradi sotto zero, somiglia un po' alla temperatura che c'è sulla Terra nei luoghi antartici, forse, all'eccezione delle minime che sono ancora più basse. Si possono raggiungere anche valori positivi della temperatura, c'è un'atmosfera in verità molto tenue, c'è dell'acqua, come vedremo tra poco, ghiacciata, e quindi insomma, a grandi linee qualche somiglianza vaga con la Terra potrebbe esserci, quindi forse è il corpo dove andare a cercare. Questo, vedremo subito cosa sappiamo oggi su Marte, ma prima vale la pena raccontare brevemente una storia che risale alla seconda metà dell'Ottocento, perché su Marte, per tutta una serie di ragioni, le racconto brevemente perché, si pensava di aver scoperto tracce di vita già 150 anni fa, anche se poi si è capito che non era vero. E questa storia è cominciata non lontano da qui a Milano nel 1877, quando Giovanni Virginio Schiaparelli, che è questo astronomo che vedete qui, che aveva appena acquistato un nuovissimo telescopio che esiste ancora dell'Osservatorio Astronomico di Brera. Questo telescopio era un rifrattore di 22 cm d'apertura, per l'epoca era un telescopio straordinario, uno dei migliori che esistessero in Europa e al mondo, era creato da, tra l'altro costruito da Merz, che è il, diciamo, il predecessore di Zeiss, un costruttore ottico di altissima qualità. Beh, Schiaparelli con il suo nuovo telescopio nel 1877, decide di osservare il pianeta Marte. Lo osserva perché Marte è in opposizione perielica, cioè in una situazione in cui si trova particolarmente vicino alla Terra e in ottime condizioni di osservabilità. Si vede benissimo, occhio nudo e brillantissimo, attira l'attenzione. E nel 2018, fra pochi anni, ci sarà un'altra posizione perielica, si potrà vedere di nuovo Marte più o meno altrettanto bene. Allora, lui, osservando Marte, col suo telescopio nota sulla superficie del pianeta delle macchie chiare e delle macchie scure. Questa è una foto recente, naturalmente, ma può dare un'idea di quello che riuscisse al massimo a vedere Schiaparelli col suo telescopio. Macchie chiare, macchie scure, una calotta polare, ma soprattutto, osservandolo a lungo, comincia a disegnare delle mappe della superficie marziana e in particolare comincia a osservare la presenza sulla superficie del pianeta di sottili righe scure che così coprono buona parte della superficie, quindi grandi macchie, ma anche queste righe scure così dritte che sembrano proprio tracciate col righello, che a vari angoli si intersecano e coprono buona parte della superficie del pianeta. Schiaparelli dà un nome a queste strutture, il primo ad osservarle, quindi spetta a lui l'onore di dare un nome, e le chiama canali, i canali di Marte. Laddove questo termine canali va inteso in maniera del tutto convenzionale, anche sulla Luna ci sono i mari, ma non sono mari come quelli che ci sono qui a Genova, okay, come il mar Mediterraneo, sono distese di rocce laviche, okay? Si chiamano mari, tra virgolette, per convenzione. E anche Schiaparelli, con la prudenza che è giusta e doverosa in ogni scienziato, le chiama canali tra virgolette, ok? Cioè dice, io chiamo canali, non so cosa siano, visto che sono dritti, chiamiamoli così. Allora, questa prudenza è giusta, ma la scoperta è troppo ghiotta per rimanere nell'ambito strettamente scientifico, viene fatta proprio dai giornalisti, dai divulgatori della scienza dell'epoca, che allora spesso vengono chiamati popolarizzatori della scienza, e viene diffusa la notizia che gli astronomi hanno scoperto su Marte la presenza di canali, senza specificare più di tanto che questo termine va preso un pochino così, ok? Cioè come se ci fossero dei veri corsi d'acqua sulla superficie del pianeta. Insomma, sfruttando lo scoop, la prudenza viene messa di fianco, più o meno come succede anche oggi. Questo evento diffonde un po' l'idea tra i fruttori di queste notizie che su Marte è stata scoperta l'acqua che scorre in canali sotto forma di fiumi, ok? Ma la cosa è ulteriormente complicata dal fatto che il termine canali viene tradotto in inglese in maniera scorretta. Infatti i giornalisti, chiamiamoli così, di divulgatori inglesi traducono il termine canali non come channels, ma come canals, che in inglese ha un altro significato. Canal vuol dire canale artificiale in inglese, il canale di Suez, ok? Invece channel è il canale della Manica, un canale naturale. Teniamo conto che sono anche gli anni in cui viene scavato il canale di Suez, questi, quindi c'è anche una certa sensibilità così verso il progresso ottocentesco, le macchine, le opere dell'uomo, eccetera, eccetera, e insomma il pasticcio è fatto.
Nell'ambito degli ambienti anglofoni, paesi di lingua anglofona, si diffonde la notizia che gli astronomi hanno scoperto su Marte la presenza di canali artificiali, cioè costruiti da qualcuno. E questo qualcuno non può essere altro che una civiltà tecnologicamente molto evoluta che è capace di scavare manufatti, di creare manufatti visibili addirittura da un altro pianeta, dalla Terra. Se noi andassimo su Marte e guardassimo la Terra, non vedremo nessun manufatto umano, non vedremo nemmeno le più grandi città umane. Ok, vedremo solo forse cambi di colore nelle regioni più dove ci sono colture agricole molto estese, ma qui si tratterebbe di opere di ingegneria enormi. E quindi nasce l'idea, così a livello di immaginario collettivo, che possano esistere, forse sono state già scoperte, tracce di chi? Dei cerebri marziani. Il concetto di idea dei marziani nasce in questo periodo e di questa idea si impossessa naturalmente la fantascienza, la letteratura, eccetera. Nascono a fine 800 la guerra dei mondi di George Herbert Wells, in cui si immagina che appunto i marziani invadano la Terra in una lotta all'ultimo sangue, da cui poi per fortuna i terrestri riusciranno vincitori, eccetera, eccetera. Questa ovviamente è finzione, e Wells per esempio lo spera, che è un romanzo il suo, però è una finzione plausibile, ok? È una finzione che aveva un certo sapore di verità all'epoca, ma non per gli scienziati. Schiaparelli sa benissimo che i canali non erano, non lo sapeva, magari erano davvero canali artificiali, ma lui non aveva mai in nessun modo sostenuto questa idea, semplicemente non si sapeva, ok? Allora, questo episodio è la base anche del motivo per cui spesso diciamo i marziani, per intendere gli extraterrestri in generale, mentre i marziani eventualmente sono solo gli abitanti di Marte. Per la prima volta, anche se grazie a un equivoco, si era diffusa l'idea che gli astronomi avevano scoperto l'esistenza di una civiltà aliena, appunto su Marte. Ancora nel 1938, come forse sapete, quando Orson Welles, regista americano, legge alla radio una riduzione teatrale del romanzo dell'omonimo Welles, La guerra dei mondi, questa lettura provoca scene di panico presso molti ascoltatori che, sintonizzatisi in ritardo sulla lettura della radiofonica, non avevano sentito l'avvertenza all'inizio che diceva: attenzione, quella che segue è finzione, non credeteci, ok? E moltissimi hanno creduto che stesse sostanzialmente di ascoltare il radiogiornale, che i marziani fossero sbarcati sul serio con scene di panico, decine di migliaia di persone nelle strade di New York che cercavano di scappare dalla città prima che i marziani la invadessero. È come se oggi noi vedessimo il film La guerra dei mondi e comparisse la scritta: attenzione, questa è finzione. Sì, certo che finzione non ci crederebbe nessuno oggi, però all'epoca non era così scontato. Quindi questo è un primo episodio che ci mostra che Marte è un pianeta che più degli altri entra nell'immaginario umano. Naturalmente i marziani non esistono, per essere precisi non esistono nemmeno i canali, perché i canali sono semplicemente delle illusioni ottiche. Quando ai primi del Novecento una nuova generazione di telescopi permette agli astronomi di vedere Marte molto più in dettaglio, i canali invece di vedersi meglio non si vedono più. Perché? Perché vedendo meglio il nostro cervello vede quello che c'è. Vedendo con difficoltà, il nostro cervello spesso cosa fa? Tende a creare ordine dove non c'è. Cioè, linee disposte casualmente vengono viste magari come linee rette, perché è qualcosa che siamo abituati a vedere. È un'illusione ottica, ce ne sono tante. Questa è la stessa regione disegnata da Schiaparelli e da un astronomo successivo con un telescopio molto più potente, che mostra che queste sono linee più o meno distribuite a caso. Anche lui, anche questo secondo astronomo, vede un po' di forse troppe linee rette se guardiamo bene, però queste sono macchie più o meno scure disposte a caso. Quindi Marte entra di prepotenza nell'immaginario collettivo, in particolare sul tema della vita. I marziani ovviamente non esistono, nel senso di civiltà evoluta. Ancora negli anni 50 si pensava che potesse esistere, se non proprio la civiltà marziana, almeno forse vita vegetale, ma alla fine l'ultima parola al riguardo la danno le sonde spaziali che raggiungono Marte. Oggi Marte è stato visitato da più che qualsiasi altro pianeta. Se nella fantascienza si immagina che i marziani invadano la Terra, nella realtà sono i terrestri che hanno invaso Marte con le nostre sonde, ne sono state mandate più che sugli altri pianeti. E quello che si nota guardando la superficie di Marte è questo deserto rossastro, qui non c'è traccia né dei canali, ovviamente, né dei marziani, né di nulla di tutto questo. Ovviamente se guardiamo bene qualche volta qualche traccia c'è, come per esempio questi cingoli che vedete qua, che ovviamente non sono stati lasciati da un marziano, ma dalla sonda Curiosity, che è proprio adesso su Marte, e si è fatta anche un selfie, non ha resistito alla tentazione di farlo anche lei. Comunque sia, le prime sonde a raggiungere Marte sono arrivate negli anni 70.
Le sonde Viking 1 e 2 sono atterrate nel 76 e sono state le prime a, diciamo, a vedere da vicino come è fatto Marte, la superficie del pianeta, un deserto rossastro molto freddo. Questa che vediamo è un rendering, diciamo, un modello di una delle sonde Viking. Questo è Carl Sagan, il promotore, uno dei principali promotori delle missioni su Marte, uno dei grandi studiosi del problema della vita nell'universo dagli anni, negli anni 70 a seguire, uno scienziato della NASA, anche scrittore di fantascienza. Le sonde Viking atterrano su Marte, riprendono le prime immagini di questo deserto rossastro e fanno anche degli esperimenti, atti a capire se possa esistere qualche forma di vita, se non a livello evoluto, almeno a livello, diciamo, microbico, qualche forma di vita semplice. Allora, le nostre sonde Viking, quando atterrano su Marte, raccolgono dei campioni, questa è una foto originale di una delle missioni Viking, raccolgono dei campioni di suolo marziano, grattano un pochino il terreno del pianeta, prendono un po' di sabbia e la portano all'interno della sonda dove vengono fatti degli esperimenti. Quattro in totale. Vengono aggiunti a uno di questi quattro esperimenti, per esempio, viene aggiunto un brodo nutritivo per vedere cosa succede, di elementi organici di cui si cibano i batteri terrestri. Altri invece vengono irraggiati con luce ultraviolette e quant'altro, per vedere se succede qualcosa, se c'è qualche traccia di metabolismo all'interno del suolo marziano. Di questi quattro esperimenti, tre non danno nessun esito negativo e uno dà esito positivo. Ed è quello in cui viene aggiunto un brodo di nutrienti metabolici per vedere se questo brodo viene in qualche modo mangiato. E come si fa a capirlo? Si osserva se vengono emessi metano ed ammonia, anidride carbonica, che sono tipicamente emessi in alcuni processi metabolici dai batteri. E l'esperimento è positivo, il brodo scompare, diciamo, e compaiono questi gas. Allora, questo sarebbe un risultato eccezionale, sembrerebbe che un esperimento ha mostrato evidenza di vita microbica su Marte, però è un po' presto per dire questo. Alcuni scienziati oggi sono molto ancora aperti a questa ipotesi, altri ritengono questo un falso positivo. Più che altro non possiamo trarre conclusioni definitive da questo esperimento perché ci sono spiegazioni alternative. Cioè, questa emissione di CO2 e metano potrebbe essere dovuta anche a fenomeni non biologici, anche legati all'irraggiamento ultravioletto del pianeta. Comunque ci sono spiegazioni alternative e ovviamente finché le spiegazioni alternative non vengono eventualmente escluse e non si impede soprattutto l'esperimento, come dire, una rondine non fa primavera, bisogna che le rondine siano diverse prima di trarre una conclusione del genere, non si può dire nulla. Rimane un caso intrigante, rimane uno dei due casi, ne vedremo un altro fuori dal sistema solare dopo, non spiegati in maniera chiaramente non biologica ad oggi. E quindi resta lì questo punto di domanda. Il fatto però di non potere trarre conclusioni da un singolo esperimento di questo tipo lo spiega Carl Sagan stesso, pur essendo un grande avvocato della vita nell'universo, essendo uno scienziato, non può mai derogare un principio di fortissima prudenza su qualsiasi affermazione, e lui infatti commenta tutto questo dicendo: extraordinary claims require extraordinary evidence. Affermazioni eccezionali richiedono prove eccezionali. Dire che esiste la vita su Marte non è un'affermazione che si può fare alla leggera. Ci vogliono prove solidissime prima di poterle fare. Comunque sia, sono passati 40 anni e si sta pensando di costruire nuove sonde. Quelle degli ultimi decenni non hanno cercato più di tanto la vita, ma le prossime forse torneranno a fare questi esperimenti, perché nel frattempo si è accumulata l'evidenza che su Marte c'è l'acqua, però. E qui avrei avuto un'animazione in cui ve ne mostravo un po' in fila queste immagini, però, diciamo, spostiamo queste, vediamo le più interessanti, che sono queste qua. Ci sono proprio tracce di fiumi seccati, di letti di fiumi secchi. Questa è una foto, per esempio, che ci mostra questa struttura tipo fiume affluenti sulla superficie di Marte, anche se è tutto seccato, tutto secco. E queste sono strutture sabbiose, su terreno sabbioso, che mostrano chiaramente forme tipiche di acqua corrente, che però non c'è più. Cioè, oggi sappiamo che l'acqua liquida su Marte c'era, forse in piccolissime quantità può esserci adesso, anche se per la maggior parte è finita nel suolo e si è solidificata. Quindi c'era acqua liquida, e l'acqua ovviamente fa sempre pensare un po' alla vita, quindi ha senso continuare a porsi questo problema. Perché l'acqua non c'è più? Perché una volta il clima di Marte si pensa che fosse molto più caldo e umido di oggi. L'atmosfera del pianeta era molto più densa, generava un effetto serra considerevole e probabilmente il clima era più simile a quello terrestre come temperatura. E quindi l'acqua resisteva allo stato liquido.
Poi Marte nel tempo ha perso la sua atmosfera, in gran parte rimane ancora molto 100 volte meno densa di quella terrestre oggi, ha quindi perso l'effetto serra, si è raffreddato, l'acqua è o evaporata e sublimata e finita nello spazio, oppure è in gran parte ghiacciata e finita nel suolo sotto forma di permafrost. Quindi l'acqua c'è ancora ma non scorre più. E tutto fa pensare che chissà, magari in passato qualche forma di vita era anche lì. Tra l'altro è stata proposta anche una teoria che sembra un po' balzana e oggi non ha moltissimo credito, ma che si può comunque citare, ed è questa. Quando sono nati la Terra e Marte, Marte si è raffreddato molto più velocemente della Terra. Secondo gli ultimi modelli, la Terra avrebbe impiegato 100 milioni di anni a raffreddarsi e Marte solo 2 o 3 milioni. E quindi Marte sarebbe stato molto prima della Terra in condizioni, diciamo, potenzialmente adatte alla vita. E non è stata proposta qualche tempo fa la teoria che la vita possa essere nata su Marte e poi essersi trasferita sulla Terra a bordo di qualche meteorite, che qualche pezzo di suolo marziano che è scagliato nello spazio da un urto con un asteroide e poi è caduto sulla Terra. Nel frattempo questo, diciamo, pezzo di suolo marziano avrebbe fatto da astronave per dei batteri marziani che sono finiti sulla Terra. Poi su Marte l'atmosfera è stata perduta, diciamo, le condizioni sono diventate inospitali, la vita si è spinta, ma sulla Terra ha trovato nel frattempo le condizioni adatte perché la Terra si era raffreddata e ha prosperato. Questa ipotesi oggi non ha più moltissimo credito, ma non è un'ipotesi da dimenticare del tutto. Se fosse vera, vorrebbe dire che in effetti i marziani esistono e siamo noi, discendiamo tutti da qualche materia marziano. Non si sa se sia vera, oggi ripeto non ha più tanto credito, però è un'ipotesi scientifica, non è una speculazione, perché la si può tentare di verificare o falsificare, come andando su Marte, guardando se ci sono microrganismi, se non ci sono più, se ci sono tracce del passato, magari un DNA antico oppure no. Insomma, si possono, in linea di principio, ideare degli esperimenti per vedere se effettivamente è andato così o no. A contro un'ipotesi del genere sta il fatto che il volo nello spazio è duro, anche i batteri che sono lunga, gli esseri più esistenti oggi sulla Terra hanno difficoltà a esistere molto tempo nello spazio, però è anche vero che per esempio i batteri che le missioni Apollo hanno portato sulla Luna e riportato a Terra erano ancora vivi alcuni dopo diversi giorni di esposizione nello spazio, quindi magari chissà anche in tempi più lunghi non è escluso che qualche forma di vita semplice ma molto resistente come i batteri possano rimanere vivi. Ci sono batteri che vivono all'interno delle centrali nucleari, tanto per dire, che resistono a cose a cui nessun altro essere vivente è in grado di resistere. Ok, è un sistema imposto da citare più che altro per ragioni storiche, però c'è qualcuno che ancora la tiene un pochino in considerazione. Sempre nel sistema solare c'è un altro luogo che attira l'attenzione degli studiosi e si trova intorno a Giove. Lasciati i pianeti interni, ci spostiamo verso quelli più lontani, quelli più esterni, che sono giganti gassosi senza una superficie solida e quindi non potremo cercare vita come simile a quella della Terra, anche un po' alla larga, insomma, non è un luogo in cui avrebbe senso andare a cercare qualcosa, sono fatti in maniera molto diversa. Però hanno dei satelliti che orbitano intorno a questi pianeti che in alcuni casi ospitano ambienti interessanti e per esempio uno di questi è Europa. Questi sono i 4 satelliti galileiani di Giove. Galileo è il più grande satellite del sistema solare, Europa è un pochino più piccolo ma circa grande come la nostra Luna. Di questi 4 satelliti, Callisto, Galileo e io sono più grandi della Luna, Europa appena appena più piccolo, quasi uguale. È interessante perché la sonda Galileo, che l'ha visto da vicino ripetutamente, ha raggiunto il sistema di Giove a metà degli anni 90, ha osservato che è ricoperto da una coltre di ghiaccio fratturato, un po' sporco, visto detriti di vario tipo, e questo ghiaccio tutto lascia pensare, e anche misure fatte dallo spazio dalla sonda fanno pensare che al di sotto di questo strato di ghiaccio ci sia un oceano d'acqua, probabilmente di acqua salata. Quindi questo satellite avrebbe, si ritiene, una composizione di questo tipo. Abbiamo uno spessore di forse 10 km di ghiaccio, misure fatte dallo spazio in dirette, quindi un po' di incertezza c'è, però abbastanza indicative, che sormontano un oceano d'acqua liquida profondo qualche decina di chilometri, ok? Considerevole. Come mai qui sopra abbiamo il ghiaccio qui sotto l'acqua? Perché quest'acqua è scaldata dal vulcanismo sottomarino che ne impedisce di ghiacciare, la tiene sufficientemente calda, mentre la parte più esterna, a contatto con lo spazio freddissimo, ovviamente ghiaccia.
Il risultato è che abbiamo quindi dell'acqua in grandi quantità e probabilmente con sorgenti di calore, si ritiene, diciamo, sostanzialmente assodato questo, perché questi satelliti sono quale più quale meno anche ricchi di fenomeni vulcanici. Quindi si tratta di un ambiente, certo, estremo sugli standard terrestri, però c'è l'acqua liquida. E l'interesse per questo ambiente, come possibile, diciamo, luogo dove trovare qualche forma di vita, è stato rinforzato negli ultimi anni, quando si è scoperto che sulla Terra ci sono degli organismi che vivono in condizioni non troppo dissimili. Per esempio, in luoghi freddissimi o caldissimi nelle profondità marine. Questo, per esempio, che vedete è un gamberetto che è stato trovato in Antartide sotto centinaia di metri di ghiaccio e che sta benissimo a temperature di decine e decine di gradi sotto zero. Ok? E vive benissimo in queste condizioni. Al contrario, in prossimità delle fumarole vulcaniche sottomarine, per esempio, vicino alle dorsali atlantiche, sono state nella dorsale medio atlantica, mi sembra, sono stati trovati organismi, batteri, ma anche organismi più complessi, che vivono bene in prossimità proprio di luoghi caldissimi. Stanno benissimo all'interno di getti d'acqua a più di 100 gradi nelle profondità oceaniche, ci sono interi ecosistemi di organismi del tutto scissi dalla vita di superficie, che non si basano sulla fotosintesi ma su altri meccanismi di vita dovuti all'emissione di metalli che vengono ridotti dal loro metabolismo, eccetera, nelle profondità dei mari vicino ai vulcani, in una situazione che potrebbe essere non troppo dissimile da quella d'Europa. Questi batteri termofili cosiddetti, che è un'altra dimostrazione che i batteri sono resistentissimi, stanno bene fino a oltre 100 gradi e sotto i 45 gradi però cominciano a soffrire, cominciano ad avere freddo. Okay, non si moltiplicano più, sta molto bene in condizioni molto calde. E quindi, insomma, gli scienziati hanno visto questo sulla Terra, hanno molta voglia di scoprire qualche forma di vita fuori della Terra e, insomma, hanno subito fatto 2 più 2 fa 4, mettiamoci un po' di fantasia e di immaginazione, chissà, magari su Europa esiste qualche forma di vita. Anche qui nessuno lo sa, però è il secondo luogo dopo Marte in cui ha senso fare un tentativo, andare a cercare. E quindi è già stata progettata una missione su Europa che dovrebbe raggiungere il satellite nel 2025, anche se meglio mettere i puntini anno 2000, perché poi queste, diciamo, previsioni è facile che si sbagliano un po', tendono a anticipare un po' il reale corso degli eventi, che dovrebbe atterrare su Europa. Questa dovrebbe essere una missione di puro atterraggio, di ricognizione per vedere più da vicino che cosa c'è, non è che ci aspettiamo di trovare dei crostacei che camminano sul ghiaccio, ovviamente. Però vale la pena andare a dare un'occhiata, ok? Anche perché questo preparerebbe il terreno a una futura missione, che sarebbe la vera missione, ancora però non progettata, che dovrebbe fare un buco nel ghiaccio, cioè vedere realmente cosa c'è sotto, perché la parte più interessante è l'oceano liquido. E se vogliamo così viaggiare un po' con la fantasia, diciamo che anche qui non si sa quando, ma qui mancheranno sicuramente decenni, si potrebbe immaginare di avere una sonda che fa un buco e sgancia un piccolo battiscafo o qualcosa del genere che va a esplorare questo oceano. Siamo lontani dalla realizzabilità perché a oggi, nemmeno sulla Terra, siamo in grado di bucare 10 km di ghiaccio, figuriamoci su Europa. Però tutto fa pensare che nel giro di qualche decennio magari la tecnologia ci sarà. E questo, diciamo, l'esplorazione alla ricerca di vita cromica, presumibilmente, su Marte, se c'è, e su Europa, sono due grandi traguardi europei dei prossimi decenni del ruolo spaziale. Quindi qualcosa di importante di cui si sentirà parlare, al limite per dire, non ha detto molto niente. E in effetti il Sistema Solare, se ci pensiamo, è piccolino. Cercare nel Sistema Solare la vita, sì, è giusto farlo, perché se la si trovasse vicina la si può analizzare direttamente, ma è estremamente improbabile che si esista sia proprio qui, al di fuori della Terra. Le enormi vastità, gli enormi abissi di spazio dell'universo sono tutta un'altra cosa. E quindi passiamo senza indugio e più lungamente sulla seconda parte di questo intervento, che propriamente si focalizza sulla ricerca di vita nell'universo.